Un saluto a tutti gli amici di Benacus TV. Questa sera siamo stati gentilmente invitati dal presidente Marcello Battistoli della squadra di calcio femminile CF Real Bardolino per la classica serata di auguri natalizi tra staff tecnico, sponsor ed atlete. Buona serata a tutti. In ordine di nascita di questa giovane e, come vedete, i risultati vincenti società sportiva, e per questo l'applauso è d'obbligo. Vincente, come tutti sapete, perché siamo quasi al giro di boa facendo i dovuti scongiuri, e Real Bardolino sta conducendo la classifica di Serie C femminile. Una sola, in me, sconfitta, sfortunata, come dicono tanti, come si è visto, e tutte le altre vittorie, belle e meno belle, ma l'importante è portare a casa dei 3 punti, di conseguenza abbiamo il Bardolino primo, oggi come oggi. Un saluto agli ospiti presenti, ai simpatizzanti, alla società, alle giocatrici, alla stampa, a Benacus TV con Ermanno Azzolini, Leonardo Magro, e abbiamo una delle voci di Telearena, un Telearena sia normale digitale terrestre, che Enrico Ripari. Mi conoscete, io sono Andrea Mantovani del giornale L'Arena, nonché il vostro direttore del giornalino La Gazzetta Giallo-Blu, che fa la cronaca di quello che state combinando. A volte la società, a volte, Battistoli mi ha sempre detto, ciò che non è documentato non esiste, e quindi il giornalino deve esistere, perché voi state facendo bene, la gente deve sapere e far conoscere questa nuova e vincente realtà. Buon appetito a tutti. Come ti chiami? Paola Sartori. Sei fidanzata? Sì. Cosa farai durante le vacanze di Natale? Oddio, che tristezza, non lo so, vado a sciare, forse. Ma è freddo, quindi. Sì, ma io... Ascolta, che augurio faresti all'Italia per il nuovo anno? Di trovare fuori i soldi che ci servono. E darci indietro i nostri. E darci indietro i nostri, esatto. Grazie, cara. Niente, prego. Buona serata. Grazie anche a te. Ma tu che mi fai così, come ti chiami? Sì, Morena. Piacere, Leo. Piacere. Tu come ti chiami? Federica. E voi avete pensato cosa fare nelle vacanze di Natale o ancora niente? No, niente. Niente. Ah. A casa, sul divano, pantofole. Che spettacolo. E voi che augurio mi fate per l'Italia per il nuovo anno? Di abbassare i costi della benzina, sennò qua non veniamo più. Grande. Tu non hai parole. Non ho parole perché non ce ne sono più. Grazie mille. Siete state molto gentili. Niente. Ciao, allora tu come ti chiami? Della Rimarzia. Allora, abbiamo visto che siete prima in classifica e spero che andate avanti così anche per l'anno prossimo. Lo vincete questo campionato o no? Dobbiamo vincerlo. Grande, buona serata. Anche a te. Cari amici di Benacus TV, abbiamo con noi anche l'assessore allo sport Fabio Sala. Cosa ne pensi di questo gruppo così affiatato? Ma Marcello ha fatto veramente un grandissimo lavoro, ci eravamo lasciati qualche mese fa auspicando che questa squadra, questa nuova società tracciasse un nuovo cammino come aveva fatto quella precedente, calcio femminile Bardolino. Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che ci siamo, insomma, sono primi in classifica, c'è un bel gruppo affiatato, la società cresce, d'altronde con Marcello e gli altri dirigenti, insomma, c'è già un buon un affiatamento totale, sì, dirigenziale, perciò direi tutto bene. Auspico veramente che Marcello e la sua società possano fare un grandissimo lavoro anche con Real Bardolino. Ti ringrazio e ti auguro buona serata. Anche a voi, grazie.
della mia destra. Allora, assessore, Battistoli ha lasciato con il Bardolino primo in classifica in Serie A, è tornato, sta portando quello che è il Real Bardolino e nelle competizioni più adatte un po' alla categoria, al tecnica e naturalmente tattica, visto il mister che abbiamo, della formazione stessa. Cosa ne pensi? Cosa sta succedendo? Allora, buonasera a tutti. Marcello, innanzitutto grazie dell'accoglienza a te e alla tua società sportiva e porto i saluti del sindaco Ivan De Beni e anche della mia giunta. Devo dire che ci eravamo lasciati qualche mese fa la presentazione in cui si era sognato, ci eravamo detti, insomma, speriamo di tornare ai fasti dei tempi che furono, e mi sembra che la strada tracciata sia quella corretta. Non solo per i risultati che sicuramente state ottenendo, ma anche e soprattutto perché il clima che si respira è quello di una grande famiglia, di affiatamento e di valori, insomma, e questo nello sport è importante. Per questo io devo fare i complimenti oltre che alle ragazze, in particolar modo penso all'allenatrice che oltre ad allenare penso che abbia il compito anche di educatrice, e sicuramente alla società sportiva e a tutta la dirigenza, perché se i risultati in così breve tempo sono così cristallini è merito anche di chi lavora, non solo del presidente ma anche chi lavora forse a volte un po' nell'ombra, ma che fa un lavoro quotidiano per fare in modo che tutto quanto vada bene. Io non voglio rubare altro tempo a voi, l'unica cosa che mi rimane è di augurare a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un felice anno nuovo ricco di successi ma soprattutto di salute e di tanta gioia. Buonasera a tutti e alla prossima. Grazie assessore. Allora, chiamiamo Paolo Brunelli anche qui con noi, perché se il Bardolino è così, se il Real Bardolino è così e può fare queste cose, può fare queste cene, può presentarsi a livello mediatico in una certa maniera, è merito di chi in un certo senso i cosiddetti soldi li raccoglie. È fondamentale anche questo, perché l'ago della bilancia di solito lo fa il dio denaro, come tutti ben sanno, e nel calcio come in qualsiasi altro sport, come nella vita, soprattutto nel calcio, soprattutto quando il calcio è sociale come in questi casi qua, fondamentale la figura professionale del direttore marketing. Paolo, com'è stato questo inizio di stagione a livello marketing per Real Bardolino? Dove siamo e dove vogliamo arrivare? Beh, diciamo che innanzitutto buonasera a tutti e devo dire che siamo partiti un attimino in sordina, però con il tempo abbiamo migliorato sempre di più, piano piano siamo arrivati a certi livelli che non mi aspettavo nemmeno io, e veramente sono veramente come posso dire, commosso per il risultato ottenuto fino ad ora, e spero in seguito che ce ne saranno ancora di più. E io vi auguro una buona serata e spero che vi sia piaciuta la serata e che è un buon proseguo. Grazie. Un modo, allora, penso che Paolo voleva esprimere il fatto che i soldi migliori da parte degli sponsor sono sempre quelli che devono arrivare, vero? No, quelli che sono già stati, di conseguenza è un messaggio un po' tra le righe che lo stesso buon Paolo voleva dire ai presenti. Abbiamo qui l'avvocato Fibinda. Io che sono una persona non sono una persona che piace il Natale, però a me piace mettere un po' il dito nelle piaghe, nel capire certe situazioni. Abbiamo un avvocato, è giusto farci spiegare determinate cose. Nel senso, i tifosi a volte si chiedono: Verona Real Bardolino, assomiglianza, similitudine, cos'è l'uno, cos'è l'altro? C'è ancora qualcosa in comune in queste due società? Verona femminile, intende. A parte che è una società che non conosco, cioè, si legge solo sui giornali, quindi in federazione sicuramente non c'è su qualche giornale, in federazione non c'è sicuramente una società, e qui bisognerà far chiarezza probabilmente prima o poi. Io sono contento che Marcello mi invita sempre e mi faccio vedere purtroppo solo alle manifestazioni, presentazioni, Natale, cene e quant'altro. Prometto che
magari sarò più presente. Vengo anche a casa vostra ogni tanto, però faccio il lavoro sporco, perché quando Marcello ha qualcosa, sono la valvola di sfogo di Marcello, quando ha qualcosa mi chiama e succede abbastanza spesso. Faccio gli auguri a tutti e faccio i complimenti alle ragazze, perché veramente stanno facendo una cosa grande, brave. Allora, adesso Marcello, ti chiedo una cosa, vorrei qua una ragazza che parla per tutte. Scegli, conosci meglio il gruppo? Allora, siccome che so che sono un po'. Sono un po' prese. Io volevo proprio spezzare una freccia a loro favore, perché giustamente tu dici società, ma però se non ci sono loro. Ciao figli, parlando proprio in dialetto veronese, no? Una classica battuta. Allora abbiamo otto ragazze che vengono da Trento, più distante mi sembra che venga da... Chi è che viene da più distante di voi? Ho ad alta voce. Più lontano, chi è la più lontana? Annalisa! Annalisa, da dove? Da dove arrivi, Annalisa? Da Lievico, vicino a Lievico. Vicino a Lievico, dunque vedete voi i sacrifici che fa sta ragazza per venire a fare gli allenamenti due volte a settimana e giocare la partita la domenica. E poi abbiamo anche la Morena, e poi abbiamo il gruppetto nostro del Veneto, che sono altre 7-8 ragazze. Che bello è stato amalgamare queste due cose. Due regioni si sono amalgamate, ne è nata una sola, è nata questa squadra formidabile, che sono queste ragazze qua che avete davanti voi. Ragazze meravigliose, che si impegnano negli allenamenti, si rispettano l'un l'altra, rispettano la società, e questo è veramente una cosa meravigliosa. Questo un grazie di cuore a tutti voi. Però c'è da dire una cosa, il Bardolino è nato per tante cose questa nuova società. So che qualcuno mi bastonerà, ma però lo devo dire grazie a mia figlia Chiara e mia moglie Giuseppina, che hanno tanto insistito perché questa società è una parte. Adesso se sarò per più le scatole, ci sono i camerieri che stanno servendo giusto mangiare fino a che c'è caldo. Ci vediamo dopo con i filmati, con Benacos TV che presenterà tutte le cose e l'amico di Tele Arena che dirà tutto quello che deve dire. Ti lascio la parola a te adesso. Ascoltate ragazze, non è andata proprio così bene per voi. Deborah, vieni qua per favore. Ehi, dai, su. Dai. Vieni qua. Dai che ti saltano i punti, dai, vieni tranquillamente. Dai, occorre una ragazza che parli con il gruppo. Ragazza, scegliete voi. Non preoccupate, adesso mi viene in mente. Allora, ciao. Cosa devo dire? Non lo so, pensaci, fai finta che non c'è niente. Il vuoto. Un manto verde, il campo di calcio, la porta là davanti, devi segnare. Allora non sei... Vieni qua, dai. Allora, 6 mesi in riva al lago nel Real Bardolino. Sono venuta solo per il lago. Sei venuta solo. Sì. Come ti sei trovata, come hai trovato l'ambiente e soprattutto come hai trovato la società? Domandone. Allora, allora, tre parole, una grande famiglia, va bene? Così Marcello è contento. Ecco, cos'è una studiata a tavolino questa cosa qua? Ascoltami. Allora, differenza essenziale tra questa squadra e quelle passate che hai avuto? Possiamo cambiare, dai, Matte, vieni tu che giochi da tanti anni a calcio. Io mi sto scaldando, vero? Dai, aiutami. Oh, arriviamo Bomber Darry qua che aiuta. Tu parli io. Ecco. E per i non udenti, lei fa... Dai, come vi siete trovati? Ma perché io gioco a calcio da 2 anni, capito? Allora, prima giocavo a tennis. Dai, più o meno le palle ci sono, vero? Posso dire, dai Silvia, vieni tu, dai capitano. Dai. Allora, ragazze, qualcuno che mi dica qualcosa, sennò qua. Cos'è? È una cena di Natale, vero? C'è un buon progetto
E vabbè, Marcello lo conosco da quando ero piccola, quindi no, sono cresciuta con lui praticamente. Sono diventata vecchia, esatto. E niente, sono state, cioè, mi ha fatto delle avance. È stata molto corteggiata, sì. E, ma no, niente, ci sono dei buoni obiettivi che comunque per il futuro, insomma, nostro, e che vogliamo salire, vogliamo far bene a partire da quest'anno e negli anni, no? Quindi spero di rimanere fino ad arrivare a adesso sembro Gigi Guardullo con questa domanda. Bardolino che hai vissuto, Real Bardolino che stai vivendo, differente. Allora, diciamo che quando io ero comunque a Bardolino ero ancora piccola, nel senso che mi sentivo poco protagonista, diciamo, del vincere, ma non perché comunque giocavo poco e cioè, avevo poco spazio, ma perché comunque c'erano certi elementi davanti a me che meritavano giustamente, e sono cresciuta facendo gli allenamenti con loro, anche solo, cioè, solo allenandomi ho imparato tanto, no? E quest'anno ho acquisito, diciamo, non dico che sono esperta, la convinzione dei propri mezzi, esatto. E quindi sto acquisendo un po' più di autofiducia anche mia, no? Nel gioco. Mister Marina, com'è? Eccola. Siamo persa. Con la Marina ci ha giocato un anno insieme. Pensa quando sei vecchia tu, vero? No, era allenatrice già in campo allora. Quindi non cambia nulla. Domani basta saltare il portale. Va bene, dai, un applauso a Deborah Mascalzoni. Infine, poi andiamo a mangiare, Marina Pellizzera, mista. Mista, buonasera intanto. Allora, a inizio stagione, quando abbiamo fatto la presentazione, tu mi hai detto che le aspettative erano veramente tante e la difficoltà era questa, nel dare quello che si aspettava la società con il materiale umano che tu dovevi ancora visionare in un certo senso, o perlomeno non avevi sotto mano fisicamente fino in fondo. Adesso come adesso, obiettivi raggiunti o no? Beh, ancora no. Cioè? Mancano due partite a fine dell'andata e più manca tutto il giorno di ritorno. Strada è quella giusta o? Penso di sì. La squadra, adesso un messaggino a Vettore, va bene così o occorre qualcos'altro? Un qualcosina? Io dico sempre che va bene così. No, ma è troppo telegrafica questa. Ma è così anche nello spogliatoio. Ah sì? Gioca, ha fatto schifo, bravo, ha fatto schifo. Cioè... No, vero? Sì, lo so che il mister è una di poche parole che quando c'è da dire qualcosa glielo dice in faccia, penso sia. È stata un po' la caratteristica da calciatrice e penso sia anche la mister della buon Marina, giusto? Va bene, applauso al mister, buonasera a tutti. Hai visto? No,
Allora siamo qua con Lucato Federico. Cosa ne pensi, le tue impressioni su questa squadra? Perché ci credi? Perché è affiatata, allegra. E altro da dire, cioè, voglio dire, sembra che le cose principali ci siano tutte. Più che altro, essendo sportivo, vedo che c'è l'affiatamento. E quando una squadra ha l'affiatamento, raggiunge gli scopi. Ti ringrazio per la disponibilità, buona serata. Grazie. Fa che arriva con quella canzone famosa, sai? Quella famosa canzone che vogliamo fare il nostro inno. Ah, sì. No, allora, potrebbe essere una proposta, visto che cantate sempre l'inno, la canzone di Jovanotti, potremmo provare a chiedere a Jovanotti se ci autorizza a utilizzarla come un ufficiale. Perché no? Se siete d'accordo, prepariamo una lettera col presidente e gli scriviamo. Perché loro sono amici. Amici, insomma. Abbiamo un canale e vediamo se riusciamo a sfruttarlo, dai. Mi sembra la più adatta, però ce ne sono altre canzoni adatte a noi. Più bello spettacolo siamo noi. Siamo pronti con la torta? Telecamere a posto? Adesso abbiamo il piacere di avere con noi il patron di Padana Trasporti. Penso che ci siano poche parole per definire questa squadra così bella. Ma io credo che questa squadra abbia una grande volontà di arrivare e di fare, una voglia di rivincita, non lo so, forse contro il passato, contro qualche cosa che non ha funzionato come doveva funzionare, e adesso sta veramente cercando di tirar fuori il massimo da queste ragazze che sembrano essere straordinarie. Grazie per la disponibilità anche a lei, buon divertimento. Altrettanto, buonasera. Abbiamo con noi anche il boss di Giacca Costruzioni. Questa squadra è formidabile. Un aggettivo. Fantastica. La ringrazio. Arrivederci. Buona serata e buon divertimento. Grazie a voi. E adesso abbiamo con noi i signori Bertelli, coloro che hanno creato questa fantastica torta. Certo, io intanto ringrazio per questa serata veramente fantastica. Dopo direi che io rappresento la vecchia guardia e Andrea è in realtà il titolare oggi della pasticceria Bertelli. Colui che manda avanti la tradizione, quindi. Certamente. Ci proviamo. Complimenti per la fantastica torta. Grazie. Poi ringraziamo il presidente Marcello per averci invitato questa serata. E speriamo che vada tutto bene, andiamo avanti. Vi auguro una bellissima serata e divertitevi. Grazie. E adesso c'è il signor Leonesi, papà di una giocatrice, giusto? Sì. Quindi viene in veste di papà o di tifoso stasera? Di papà. E giocano bene queste ragazze? Mi pare di sì, i risultati sembrano positivi, quindi l'augurio che possano continuare e che questo gemellaggio da Trento a Verona diventi sempre più integrazione e diventi squadra che sia una squadra biregionale. Avanti tutti allora. Avanti tutti. Grazie, buona serata. Buonasera. Il signor Lorenzini, presidente dell'Avis regionale, provinciale, di Verona. Sì, esatto. E un'impressione su questa fantastica serata e questo fantastico gruppo che è la squadra del CF Bardolino. Qui è da un po' di tempo che io lo frequento, perché anche quando c'era il vecchio Bardolino eravamo già presenti con il vecchio Bardolino. Quest'anno è una cosa nuova, io ho assistito alla presentazione che è stata una cosa bellissima, perché noi come Avis, come associazione, cerchiamo di essere vicini dove c'è lo sport, dove c'è la gente giovane, per poter portare i giovani al centro del fusionale. Il nostro motto è proprio quello, quindi cerchiamo di fare tutto il possibile. E a Verona siamo in tanti, perché siamo circa 21.000 donatori e io porto il saluto di tutti questi avvisini. Però non siamo ancora abbastanza per sopperire le necessità, quindi abbiamo bisogno di gente nuova. E dove andiamo a cercare? Cerchiamo dove ci sono i giovani. E il mio sogno sarebbe quello di portare il nuovo Real Bardolino al centro trasfusionale, come ho fatto con quel Bardolino precedente. Quindi sarebbe una bella cosa. Sì, sarebbe una bella cosa, perché fare un po' di chiasso fra noi e loro sarebbe una cosa che andrebbe bene per tutti. Quindi io mi auguro che questa qui sia veramente la ciliegina che ci porta alla fine dell'anno il nostro Natale. In bellezza. Speriamo di sì. La ringrazio e grazie, buon proseguimento, buon lavoro. Buon Natale a tutti quanti, grazie. Ultimo ringraziamento a Zardini Mauro, massaggiatore. Thank you.
di semifinale.